E così improvvisamente decidemmo di partire in macchina dalla mattina alla sera, andammo a Parigi a sentire il concerto di Jerry Mulligan e lui per due giorni non si presentò all'Adriatica. Essendo anche una grande fan della musica jazz, no? Per me quello è stato il periodo più bello perché andavamo a sentire tutti i concerti, non so, ho conosciuto tutti questi musicisti famosi. Come tutti i creativi, diciamo, no? Non dovrebbero mai occuparsi della parte finanziaria, no? La parte economica, dovrebbero poter creare quello che hanno in mente e non avere questo problema, insomma. E secondo me lui avrebbe potuto benissimo fare un film, un lungometraggio, sì. Ma tutti glielo dicevano i suoi amici, Franco Rosi, non so, tutti i suoi amici registi, come si chiama, Marco Ferreri, era anche nostro amico, e tutti dicevano: Mario, perché non fai un film? E lui diceva: perché io nella pubblicità sono il numero uno, se faccio un film e lo sbaglio, basta, sono finito. E diceva: ma no, prova, no, fallo, insomma, non è detto che devi essere proprio il numero uno, ce ne sono tanti bravi, no?